Buongiorno ragazzi, quella di oggi è la nostra quarta ed ultima lezione di storia. Spero che gli argomenti fin qui svolti vi abbiano dato un sostegno al ripasso di questa disciplina, cosa che era l'obiettivo di queste ore insieme. Negli incontri precedenti abbiamo affrontato velocemente argomenti molto impegnativi: il nostro risorgimento, la costruzione dello Stato unitario, l'imperialismo del secondo Ottocento. Oggi affrontiamo sinteticamente un altro enorme argomento, quello dei totalitarismi del primo Novecento. Come sempre, vi invito ad utilizzare questa lezione come binario, un quadro generale da arricchire con le informazioni dettagliate che un ripasso ordinato vi garantirà. Per ragioni di tempo, io non vi parlerò né della prima né della seconda guerra mondiale. Quindi a questo provvederete da soli. Vi parlerò invece dell'Europa nel primo dopoguerra. Dalla prima guerra mondiale l'Europa uscì in ginocchio. La guerra aveva causato 8 milioni di morti e 21 milioni fra feriti e mutilati. Una strage della meglio gioventù, si sarebbe detto più tardi, e delle popolazioni civili. Ad essa aveva fatto seguito l'influenza spagnola, che fra il 1918 e il 24 aveva stroncato altri 22 milioni di persone nel mondo. Un'altra strage. Tutto ciò determinò un calo demografico notevole. Il territorio era devastato, i commerci internazionali si erano notevolmente ridotti, i debiti di ogni Stato con l'estero erano consistenti. Insomma, la crisi economica era gravissima. Durante gli anni della guerra, le strutture produttive industriali avevano prodotto armi, cannoni, navi, aerei, insomma, quanto necessario a sostenere lo sforzo bellico. Ora, nell'Europa impoverita dalle spese di guerra, le industrie dovevano essere riconvertite per la produzione necessaria al tempo di pace, ma questo comportava costi molto alti che le imprese in crisi non erano in condizione di sostenere. Perciò licenziavano o, nella migliore delle ipotesi, abbassavano i salari, comunque determinando disoccupazione e povertà. Per pagare i debiti di guerra, gli stati emisero moneta, causando così un'inflazione incontrollabile che danneggiò tutti, ma in modo particolare danneggiò i redditi fissi, cioè il ceto operaio e il ceto medio impiegatizio. D'altra parte, la guerra aveva mobilitato milioni di uomini, in realtà aveva determinato il vero ingresso delle masse nella storia. E dopo la guerra niente fu più come prima. Il ritorno alla vita civile portò a nuovi durissimi conflitti sociali. Partiti e sindacati conobbero un grande sviluppo perché interpretavano le rivendicazioni di operai e di contadini che chiedevano migliori condizioni di lavoro, migliori condizioni di retribuzione, la proprietà della terra che lavoravano. I reduci di guerra chiedevano un riconoscimento al loro impegno e una possibilità di reinserimento nella società e poiché non lo ottennero, diventarono un bacino di rancore, di rabbia, di frustrazione, di volontà di rivalsa sociale, un bacino che poi tanto sostegno avrebbe dato negli anni 20 ai gruppi di miliziani che si formarono intorno al fascismo, ai gruppi delle destre nazionaliste e revanciste, al nazismo. Anche le donne acquisirono maggiore coscienza dei loro diritti. Durante la guerra erano state inserite nel mondo produttivo in sostituzione degli uomini che erano al fronte e tornare ora ad una condizione prebellica di chiusura dentro le pareti domestiche a molte risultava insopportabile. Da qui le prime organizzazioni femminili, femministe, per il riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, il voto, il lavoro, l'autodeterminazione. Insomma, fra il 1919 e il 20 vi furono in Europa scontri sociali, lotte, manifestazioni. Questo è il periodo che fu detto biennio rosso, perché attraverso scioperi e agitazioni gli operai delle industrie e i contadini delle campagne
ottennero delle cose, ottennero aumenti salariali, la riduzione della giornata lavorativa d'8 ore ed altri miglioramenti e prefigurarono anche molti la realizzazione del sogno della rivoluzione comunista, dell'abolizione della proprietà privata, della dittatura del proletariato, tutti sogni che erano incarnati dall'esempio della rivoluzione russa. Fra l'altro, questo sogno era sostenuto dal coordinamento dei movimenti internazionali comunisti, il Comintern, no? Creato nel 1920 a Mosca da Lenin. E in quella sede Lenin aveva proposto la formazione di partiti comunisti in tutto il mondo per avviare una rivoluzione proletaria planetaria. La borghesia moderata, sempre più spaventata dalla crisi, ma anche dal contagio rivoluzionario, dal timore di un sovvertimento del sistema vigente, mise in discussione i principi della democrazia e dello Stato liberale. Stato liberale che peraltro in molti paesi europei era molto giovane. Ritenne le istituzioni parlamentari troppo deboli per mantenere l'ordine sociale esistente. Si spostò quindi sempre di più su posizioni autoritarie di estrema destra, appoggiando i partiti che proponevano la forza per mantenere l'ordine sociale esistente. E dunque, negli anni venti, la crisi del dopoguerra aprì la strada alla nascita e alla diffusione di dittature e di regimi totalitari, prima in Europa e poi, con la crisi degli anni 30, in gran parte del mondo. In Europa, fra gli stati più importanti, solo la Francia e la Bretagna e la Gran Bretagna ressero alla crisi. In questi paesi le classi dirigenti riuscirono a controllare il pericolo rappresentato dalle frange massimaliste dei partiti socialisti, che prospettavano rivoluzioni imminenti, e riuscirono a garantire la stabilità politica entro il sistema parlamentare e democratico, ma anche in questi stati vi fu una forte affermazione delle forze moderate e conservatrici. Nel resto dell'Europa, invece, la fragilità del sistema parlamentare non resse alla spinta delle forze che premevano per una svolta autoritaria. Cominciò nel 1919 l'Ungheria, che fu il primo paese che sperimentò la dittatura con l'ammiraglio Horthy. Proseguì nel 1922 Mussolini, che andò al governo in Italia e in pochi anni organizzò un regime che fu assunto poi come modello da molti altri paesi e proseguirono negli anni 20, prima la Bulgaria, poi l'Albania, il Portogallo, la Jugoslavia e negli anni 30 l'Austria, la Germania, la Romania, fino alla Spagna. Bene, considerando che la Russia era ormai da tempo sottoposta alla dittatura comunista, possiamo capire, insomma, è possibile affermare che l'Europa degli anni 30 era quasi interamente occupata da regimi autoritari. Ora noi esamineremo i caratteri essenziali e comuni di questi regimi, prendendo ad esempio le tre esperienze che sono considerate più rappresentative di questo fenomeno: il fascismo, il nazismo e lo stalinismo. Di queste tre esperienze esamineremo anche alcuni elementi specifici. Per questi regimi, vi dicevo, la storia ha coniato il termine di totalitarismo e ha distinto queste esperienze dalle tante forme di governo assoluto ed autoritario del passato. Proviamo a capire perché. L'enciclopedia Treccani definisce il termine totalitarismo come quello di un sistema politico autoritario in cui tutti i poteri sono concentrati in un partito unico, nel suo capo o in un ristretto gruppo dirigente, nell'assenza di strutture di controlli parlamentari. Questo vertice, questo capo, partito, gruppo tende a dominare l'intera società. E lo fa grazie al controllo centralizzato dell'economia, della politica e della cultura. Ma vediamo più in dettaglio le caratteristiche comuni dei regimi totalitari. Essi presentano una ideologia ufficiale,
a cui si attribuisce la verità assoluta e a cui gli individui devono aderire in modo fideistico, senza riserve. Esiste un partito unico, diretto da un leader carismatico, che assumendo su di sé i tre poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, diventa un dittatore e concentra tutto il potere nelle mani proprie e in quelle di un ristretto gruppo dirigente. L'economia è centralizzata, è diretta in modo centralizzato. Lo Stato viene identificato come valore supremo per tutti i cittadini. Sono presenti nazionalismo, populismo, su questi due concetti tornerò fra un attimo, militarismo. E poi una costante è la creazione di un nemico permanente contro il quale convogliare l'ostilità del popolo e intorno a questo nemico comune costruire il senso di unità nazionale. E poi c'è l'aspetto del controllo, il controllo esercitato dallo Stato sulla società attraverso una serie di azioni. Abolizione delle libertà fondamentali proprie dello Stato di diritto. Opinione, stampa, associazione, sciopero e via dicendo. Istituzione dei tribunali speciali e della polizia politica. Repressione violenta di qualunque forma di opposizione e dissenso. Controllo totale di tutti i mezzi di comunicazione e informazione che vengono usati a scopi propagandistici. E poi, appunto, propaganda capillare e metodica usata per la mobilitazione permanente delle masse, perché parliamo di regimi di massa, regimi fondati sul consenso e sul controllo delle masse. Vi ho detto che avremmo dedicato un momento anche al concetto di nazionalismo e di populismo. Sempre secondo l'Enciclopedia Treccani, per nazionalismo si intende l'insieme delle dottrine e dei movimenti che attribuiscono un ruolo centrale all'idea di nazione e alle identità nazionali. Questa è la definizione neutra, ecumenica. Ma prosegue l'Enciclopedia Treccani, il nazionalismo si è storicamente manifestato in due forme, come ideologia della liberazione delle nazioni oppresse, ad esempio, ne abbiamo degli esempi, per esempio, ecco, nel nostro Risorgimento, nei movimenti di liberazione dal colonialismo nei paesi del Terzo Mondo, e l'altra forma è come ideologia della supremazia di una nazione sulle altre. E gli esempi qui sono quelli del nazismo, del fascismo, più di recente gli esempi costituiti dalle vicende della ex Jugoslavia dopo la fine del regime Titino. Dunque, nazionalismo può significare tante cose, anche molto distanti l'una dall'altra in termini di operatività politica. Altro concetto su cui voglio fermarmi è quello di populismo. Qui il ragionamento è più articolato perché il termine populismo assume varie sfumature di significato. C'è un significato più neutro, col quale diciamo, quel fenomeno, si indicano quei partiti, quei movimenti politici che in forme e con finalità differenti intendono rappresentare gli interessi della popolazione, di solito contro quelli di una elite o dell'establishment. Ma una lettura in senso più generale del termine indica una tendenza politica che considera il consenso popolare come la fonte essenziale dell'autorità politica. E poi c'è un senso spregiativo, con il quale esso indica l'atteggiamento demagogico volto ad accattivarsi le aspettative del popolo, ad assecondarle attraverso varie forme di propaganda, indipendentemente da ogni valutazione del loro contenuto e della loro opportunità, allo scopo di ottenere consenso politico o popolarità. Quindi anche in questo caso il termine da un senso neutro, come vedete, può assumere un significato decisamente più equivoco anche. Vediamo ora per sommi capi
il primo dei nostri esempi storici di totalitarismo, come nasce e come si struttura il fascismo in Italia. Bene, velocissimamente, 1919, il programma di Sansepolcro con cui nasce il movimento dei fasci di combattimento, che si propone come un insieme polimorfico di idee diverse, socialiste, liberali, anarchiche, nazionaliste, dittatoriali, più socialiste che non certamente diciamo, volte verso tentazioni di destra. Ma nel 20, fra il 20 e il 21, Mussolini cambia registro, crea le squadre d'azione, che sono gruppi armati paramilitari che organizzano spedizioni punitive contro i socialisti, contro le sedi dei partiti, contro le sedi dei giornali, contro le camere del lavoro, che erano le organizzazioni sindacali. E in questo modo ottiene l'adesione di molti ex combattenti che sono fortemente delusi dall'epoca postbellica, hanno difficoltà di reinserimento nella vita civile, sono giovani desiderosi di impegnarsi contro quelli che vengono identificati come i nemici della patria. Sono piccoli borghesi desiderosi di affermazione personale contro le masse socialiste che in quel momento dilagano nelle piazze. In questo modo, con le squadre d'azione, Mussolini ottiene subito l'appoggio finanziario della borghesia terriera, innanzitutto, e degli industriali. E anche il governo pensa che il fascismo possa essere utile per riportare l'ordine, quindi ne tollera le violenze, le persecuzioni. Nel 21, in seguito alle elezioni, approfittando dell'ingresso in Parlamento con 35 fascisti e diciamo per la necessità di accreditarsi a questo punto come una forza moderata nel panorama politico italiano, Mussolini fonda il Partito Fascista. E con questo cerca di controllare l'ala più intransigente e violenta dello squadrismo e si propone come un leader affidabile. E, fra l'altro, in questo momento c'è un po' la giravolta di Mussolini, nel senso che egli abbandona le posizioni repubblicane della prima ora, si dichiara favorevole alla monarchia, dalla critica al capitalismo passa a sostenere l'economia liberista, mette in archivio l'anticlericalismo, insomma, fa il salto verso la moderazione. Nel 22, dunque, i fascisti organizzano la marcia su Roma per costringere il governo di Luigi Facta alle dimissioni. Attenzione, il ministro Facta chiede al re la proclamazione dello stato d'assedio, che avrebbe consentito l'intervento dell'esercito contro i rivoltosi. Il re non firma l'ordine e quindi i ribelli, pur essendo in numero limitato, possono raggiungere comodamente, senza ostacoli, diciamo, la capitale. A questo punto Facta dà le dimissioni e il re invita Mussolini a formare il nuovo governo. Questo nuovo governo comprende anche altri partiti, ma di fatto in questo momento comincia a instaurarsi la dittatura personale di Mussolini. Nel 24 vengono indette nuove elezioni e queste nuove elezioni si svolgono in un clima violento. I fascisti ottengono la maggioranza e il deputato socialista Matteotti, che in Parlamento aveva denunciato i brogli elettorali, l'atmosfera di violenza, le illegalità durante le elezioni, fu assassinato dai fascisti. Bene, i deputati dell'opposizione abbandonano il Parlamento, è la cosiddetta secessione dell'Aventino, rifiutano di sedere in Parlamento fino a che non fosse stato ripristinato l'ordine di rispetto delle garanzie costituzionali. Ma Vittorio Emanuele III non scioglie il Parlamento, non prende posizione contro Mussolini e quindi il tentativo dell'opposizione viene, diciamo, sterilizzato. Dopo qualche mese, nel gennaio del 25, Mussolini
in Parlamento pronuncia il famoso discorso con il quale si assume la responsabilità politica dell'omicidio di Matteotti. Ed è questo il momento in cui ha inizio una nuova fase del fascismo, che prende forma poi nelle cosiddette leggi fascistissime. Le leggi fascistissime segnano la svolta verso il regime totalitario, e dittatoriale, e questa fase è caratterizzata dalla fine delle libertà e da un periodo di forti persecuzioni contro gli avversari. In 2 anni vengono sciolti tutti i partiti di opposizione, vengono soppresse le libertà di stampa, di associazione, di parola, vengono dati ampi poteri all'OVRA, che è la polizia segreta incaricata di individuare, arrestare e far confessare gli oppositori. Viene reintrodotta la pena di morte. Viene creato un tribunale speciale per la difesa dello Stato, che durante la sua vita comminò non solo decine di condanne a morte, ma oltre 28.000 anni di carcere agli oppositori politici. Inoltre, Mussolini si garantisce, il nuovo assetto introducendo dei cambiamenti nelle istituzioni, cambiamenti che sostanzialmente, eliminano ogni forma di controllo parlamentare. Infatti, il capo del governo, a questo punto risponde solo al re e non più, di fronte al Parlamento, e solo il re può costringerlo, se vuole, alle dimissioni. Il Parlamento dunque è esautorato da ogni funzione di controllo. L'unico riferimento per il capo del governo è un nuovo organismo, il Gran Consiglio del Fascismo, che è formato da esponenti del Partito Fascista. Altra cosa, invece di sciogliere gli squadristi, come da più parti gli veniva richiesto, Mussolini ne legalizza l'esistenza, creando la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, una specie di esercito parallelo che rispondeva solo al duce e ai gerarchi. I sindaci che fino a quel momento erano stati eletti, furono sostituiti dai podestà nominati dal governo fascista. In questo modo il fascismo si estese anche alle amministrazioni locali. Inoltre, il fascismo intraprese tutta una serie di iniziative destinate, a controllare capillarmente le libertà della popolazione e, a creare con ogni strategia il consenso al regime. È in questo senso che questo regime si definisce populista, perché esso considera il consenso popolare la fonte, vi dicevo prima, dell'autorità politica e quindi si impegna ad ottenerlo con tutte le forme di propaganda che riesce a mettere in atto. Quindi controllo e propaganda per il consenso. Innanzitutto il controllo, come si esercita? Si esercita innanzitutto in modo capillare sui mezzi di informazione. Poi, come dicevo, viene soppressa la libertà di stampa, viene messa in atto la censura. In questo modo le opinioni contrastanti vengono messe a tacere, si pubblica solo ciò che viene approvato dall'agenzia di stampa del partito. Anche la radio era controllata dalla EIAR, si chiamava così, è l'acronimo dell'ente radiofonico che fu creato da Mussolini. E questo mezzo fu molto sfruttato per la propaganda del regime e si rivelò molto efficace per diffondere le informazioni che il regime voleva. Basti pensare ai discorsi del Duce che attraverso la radio furono diffusi dappertutto. Altro strumento molto importante furono i cinegiornali prodotti, e diffusi dall'Istituto Luce, che era la casa di produzione cinematografica alle dirette dipendenze di Mussolini, perché Mussolini aveva una passione per il cinema ed era convinto che fosse uno strumento straordinario di comunicazione. Questi cinegiornali venivano proiettati obbligatoriamente dai gestori delle sale cinematografiche prima della proiezione. E cosa proponevano questi, cinegiornali? Beh, innanzitutto diffondevano l'immagine di un paese sicuro,
onesto, in crescita economica, in crescita di prestigio internazionale, un paese dove tutti lavoravano, dove si costruivano famiglie numerose e serene, dove le truppe erano bene armate. Addirittura più tardi, quando ci fu anche la stagione delle imprese coloniali, bene, le truppe che portavano nelle imprese coloniali benessere e civiltà ed erano accolte festosamente dagli africani. E poi, dal 1940, chiaramente da quando l'Italia entrò in guerra, raccontavano l'impegno degli italiani nel conflitto, che era sempre fonte di onori e di vittorie. Ma bisogna dire che il protagonista assoluto dei cinegiornali fu Benito Mussolini. Benito Mussolini fu presentato come un divo hollywoodiano. I commentatori lo descrivevano con gli occhi neri e lampeggianti, con lo sguardo profondo e penetrante, fascinatore. Ne sottolineavano l'incedere da cavaliere, la posa plastica durante i comizi, l'intonazione, le pause lunghe e sapienti. Tutti elementi sapientemente dosati per le riprese glorificanti, enfatiche. E questa immagine e questi, diciamo, questi strumenti alternavano l'immagine del duce, come fu definito dalla cubica volontà di Stato, osannato da un oceano di folla applaudente, con l'immagine del duce contadino che a torso nudo partecipava alla mietitura o scavava il primo canale della bonifica o metteva la prima pietra di una costruzione o si esibiva in attività ginniche o addirittura coccolava il suo cucciolo di leone. Perché Mussolini sapeva che la forza da sola non bastava, occorreva anche l'approvazione degli italiani. Perciò, nella sua ricerca sistematica del consenso popolare, egli investì tantissimo sul cinema come arma di propaganda. Il cinema fu abbondantemente finanziato dallo Stato e produsse film educativi magniloquenti di carattere storico, nei quali la propaganda di regime paragonò le imprese del fascismo a quelle della Roma imperiale, alla quale ispirò, fra l'altro, anche la sua simbologia. E il cinema propose anche la ricostruzione delle grandi imprese fasciste, però queste produzioni riscossero meno successi. Il pubblico preferiva i film che rappresentavano una mitica Italia rurale, e in questo, per esempio, il regista Blasetti fu un maestro, e soprattutto amava poi le commedie dei cosiddetti telefoni bianchi. Si chiamavano così perché in questi film apparivano sempre questi telefoni bianchi che nella vita normale non esistevano, c'erano solo i telefoni neri, quindi il telefono bianco era un elemento di vanità, di distinzione che contraddistingueva anche, diciamo, le classi sociali protagoniste di questi film. Si trattava di un cinema sentimentale, un cinema di evasione, con protagonisti giovani, spensierati, alla ricerca dell'amore, insomma, senza alcun riferimento alla politica. Inoltre, il fascismo si impegnò per saturare tutti i momenti liberi della popolazione e lo fece con attività che consentissero anche allo Stato di controllare la vita e gli interessi della popolazione stessa, di orientarne i gusti, le abitudini, i comportamenti e anche di svilupparne lo spirito di gruppo e di appartenenza nazionale e anche una forma di cameratismo. Esempi di questo impegno furono la creazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro, che organizzava il tempo libero dei lavoratori con gite, tornei, escursioni, feste, insomma, momenti insieme. La creazione del CONI per il controllo delle attività sportive e poi il grande impegno per l'educazione dei giovani alla dottrina fascista. Dottrina fascista che aveva i suoi pilastri nell'amore per la patria, nell'obbedienza, nella disciplina e poi nel culto del duce.
Oltre a questo, diciamo, per meglio capirci, quali erano, questi organismi, queste associazioni che tendevano a organizzare i giovani? Erano associazioni di tipo militare ed erano divise in più fasce d'età. I figli della lupa erano i piccoli, i balilla, gli avanguardisti, le piccole italiane, costantemente coinvolti in impegni ginnici, in esercitazioni, marce, parate, sempre in assetto militare, con le divise, dapprima con armi giocattolo, poi, più tardi, con armi vere. Il motto, coniato per la gioventù e proposto a scuola ed in tutte le attività organizzate dal regime, era credere, obbedire, combattere. La scuola inoltre venne fascistizzata nei contenuti e negli insegnanti, perché nella scuola si insegnava solo se si aveva la tessera del partito e si giurava fedeltà allo stesso. D'altra parte, per avere dei fascisti adulti bisognava iniziare a plasmarli da piccoli. Nel 1937 poi fu istituito anche il Minculpop, che non è una parolaccia, è un acronimo che indica il Ministero della Cultura Popolare, il cui obiettivo poi era quello di controllare e di orientare naturalmente anche la vita culturale italiana, tutti gli aspetti della vita culturale italiana. E, bene, grazie a questo convinse molti italiani che il fascismo era necessario per avere un'Italia sicura e coesa, dove non ci fossero scioperi, manifestazioni, che fosse autosufficiente, fosse stimata e rispettata all'estero. E infine, l'ultimo, diciamo, aspetto di non secondaria importanza per la conquista del consenso fu il rapporto instaurato con la Chiesa cattolica, innanzitutto con i patti lateranensi, con i quali la Chiesa e il governo superarono la questione romana che li separava dal 1870 e il cattolicesimo fu riconosciuto come religione di Stato, il matrimonio religioso ebbe validità anche civile. Nelle scuole fu introdotto l'insegnamento della dottrina cattolica e la Chiesa accettò di nominare solo vescovi approvati dal governo. Ultime due operazioni di grande effetto propagandistico, la battaglia del grano e la campagna per la bonifica integrale delle paludi pontine. Bene. Anche il colonialismo fu usato come fonte, come forte strumento di propaganda. Bisogna dire che il travaglio per riuscire, diciamo, ad intraprendere la campagna di Etiopia, fu abbastanza lungo perché, insomma, dopo la sconfitta del 1896 gli italiani erano abbastanza ostili. Ma comunque, insomma, nel 1935 l'operazione della guerra etiopica si concretizzò e portò alla conquista. Piccolo problema: l'Etiopia apparteneva alla Società delle Nazioni, quindi le Nazioni Unite misero l'Italia sotto embargo a causa di questo. Ma nessuno intervenne direttamente contro l'Italia e questo rafforzò l'immagine forte del duca. Ma le sanzioni ebbero delle conseguenze. Innanzitutto, diciamo, giustificarono l'opportunità, anzi la necessità che il duce sosteneva dell'autarchia, cioè l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale nella produzione agraria ed in quella industriale. E poi avvicinarono moltissimo l'Italia alla Germania, tanto che nel 1936 fra i due paesi stipulò, insomma, si sottoscrisse il patto detto dell'asse Roma-Berlino. Nel 1938, per imitare il nuovo alleato, il regime fascista promulgò le leggi razziali contro gli ebrei.
E il resto, ragazzi, è storia. L'alleanza con Hitler, la partecipazione alla seconda guerra mondiale è quello che ne segue. Ora esaminiamo brevemente l'altra grande esperienza storica di totalitarismo, che è il nazismo. E anche per questo è necessario partire dalla situazione della Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale. Bene, nel 18 l'impero tedesco fu travolto dalla sconfitta nella guerra e fu proclamata, come ricorderete, la Repubblica di Weimar. Le condizioni imposte alla Germania furono durissime, misero veramente in ginocchio il paese. Questo rese molto difficile alla Repubblica di Weimar gestire la situazione economica e sociale, tanto che ci furono vari tentativi anche di colpo di Stato nei confronti della Repubblica. Nel 24 arrivò un aiuto decisivo, arrivò dagli Stati Uniti con il piano Dawes. Un piano di sostegno economico che gli Stati Uniti proposero per il risanamento appunto della Germania. Con questo piano gli americani si impegnavano a fornire investimenti e prestiti agevolati ed avevano un duplice obiettivo: da una parte far ripartire la produzione industriale tedesca, consentendo così alla Germania il pagamento delle riparazioni di guerra e il rimborso dei prestiti fatti dagli Stati Uniti, e dall'altra parte consentire agli eccedenti capitali statunitensi di fare ottimi investimenti e di ricavarne grandi profitti. La Germania accettò il piano e l'economia si riprese velocemente, ma la ripresa dipendeva esclusivamente dai finanziamenti stranieri. Perciò si interruppe drammaticamente nel 1929, quando la depressione americana ne determinò la fine, e a quel punto la crisi ricomparve, più terribile ancora di quella del dopoguerra. Povertà improvvisa per moltissimi tedeschi. In questa situazione, il Partito Nazionalsocialista guidato da Hitler colse l'opportunità, approfittò, diciamo, della instabilità politica e della delusione, della rabbia popolare per fare la sua scalata al potere. Grande fortuna ebbe ciò che Hitler sosteneva in questo momento, cioè che la responsabilità della sconfitta tedesca nella Prima Guerra Mondiale fosse da attribuire agli ebrei e ai comunisti. E naturalmente gli teorizzava la necessità di un governo forte, capace di riportare ordine e lavoro per tutti, teorie facili che naturalmente convinsero molti tedeschi ad entrare nel partito e a sostenere l'elezione di Hitler al cancellierato. E nelle elezioni del 30 il partito nazista di Hitler ottenne un primo importante risultato, il 18,3% dei voti. A questo punto anche la grande industria, gli agrari, l'esercito diedero il loro appoggio al partito nazista e nelle elezioni del 32 il partito divenne il primo partito tedesco. Nel 1933 ad Hitler venne affidato l'incarico di formare il nuovo governo. Parliamo un attimo della ideologia di Hitler, perché questa è anche una specificità di questa forma di totalitarismo. Nel pensiero di Hitler era centrale il concetto di razza. Egli teorizzava l'esistenza di razze superiori e di razze inferiori. Le razze inferiori, secondo lui, erano destinate alla sottomissione alle razze superiori. E il popolo tedesco, secondo Hitler, era una razza pura, superiore, destinata al dominio. Era il mito della razza ariana. Ma questa razza così pura e superiore era però contaminata da elementi estranei, soprattutto dagli ebrei che per Hitler erano la fonte di tutti i mali che affliggevano la Germania.
Ma la difesa della razza doveva essere esercitata anche nei confronti di altri agenti inquinanti, per esempio gli zingari, i portatori di handicap, gli omosessuali, i malati di mente, gli alcolizzati e poi anche i testimoni di Geova e naturalmente i comunisti, i socialisti, gli anarchici e così via. E quali erano i cardini allora del pensiero politico di Hitler? La lotta contro il liberalismo, contro la democrazia, ritenuti fonte di decadenza del corpo sociale, la lotta naturalmente al marxismo, che con la sua lotta di classe disgregava la società, e la lotta contro gli ebrei, che erano, accusati di guidare lo sfruttamento economico della Germania. Il desiderio di Hitler era quello di creare una società compatta, con al vertice un capo supremo e assoluto. Questo è il principio del capo, il Führerprinzip, no? Il capo di un capo non soggetto al potere, ma fonte esso stesso dell'autorità. E l'obiettivo, il progetto politico, diciamo, verso l'esterno, espansivo, era quello di annettere ed unificare nella Germania tutte le popolazioni di lingua tedesca confinanti e poi di condurre la Germania alla conquista dello spazio vitale necessario al suo sviluppo. Come vedete, questo spazio vitale era ad est, nell'Europa orientale, abitata da quei popoli slavi che secondo Hitler appartenevano ad una razza inferiore per sua natura destinata a servire la superiore razza ariana. Pertanto il secondo obiettivo era l'invasione della Polonia, il terzo la distruzione dell'Unione Sovietica. Bene, Hitler andò al governo nel 1933. In 6 mesi procedette in modo formalmente legale alla nazificazione della Germania e all'instaurazione della sua dittatura. Naturalmente, egli dichiarò che il suo esempio fu la dittatura mussoliniana. In verità la dittatura mussoliniana costituì l'esempio di riferimento di tutte le dittature totalitarie cronologicamente successive al fascismo italiano. Quali sono le tappe della nazificazione? Primo passo, il Parlamento esautora se stesso ed assegna i pieni poteri ad Hitler. Viene instaurato lo Stato totalitario a partito unico e viene messo fuori legge ogni altro partito. Soppressi i sindacati, epurati i non nazisti dall'amministrazione pubblica, ogni istituzione, scuola, organizzazioni sociali, culturali, eccetera, ogni istituzione viene posta sotto il controllo del governo. Naturalmente vengono soppressi i giornali non allineati. Poi vengono sospese le garanzie costituzionali. La magistratura viene posta sotto il controllo del governo, anche qui è organizzata una polizia segreta. Non è l'Obra, è la Gestapo, controllata da Himmler, con la funzione anch'essa di scovare e arrestare ogni elemento sospettato di dissenso o ritenuto pericoloso, pardon, per lo Stato nazificato. Fra parentesi, fra le sue mansioni ci fu anche l'organizzazione dello sterminio degli ebrei. Le SS, le milizie nere, un corpo paramilitare nato nel 25, diventano una sorta di stato nello stato, fuori da ogni controllo, sono alle dirette dipendenze di Hitler, coperte dall'impunità e tristemente famose per la loro crudeltà. Il loro compito è quello di stroncare ogni forma di dissenso, di perseguire le opposizioni e di usare a questo scopo ogni strumento. Vi ricordo che anche l'opposizione interna al partito viene eliminata nella famosa notte dei lunghi coltelli e poi si procede alla realizzazione dell'antisemitismo. L'antisemitismo viene perseguito in 3 fasi. La prima fase
va dal 1933 al 1935 e consiste in una opera di violenta propaganda contro gli ebrei per isolarli e per diffondere fra i tedeschi l'ostilità nei loro confronti. È la fase che potremmo definire della identificazione del capro espiatorio, del nemico da perseguire. La seconda fase va dal 35 al 41. In questa fase la persecuzione viene legalizzata. Con le leggi di Norimberga, gli ebrei vengono privati della cittadinanza, dei diritti politici e civili e vengono formalmente definiti una razza inferiore, sottouomini, esclusi da ogni lavoro, statale. Da ogni lavoro privato, preclusa quindi anche la possibilità di esercitare le professioni, vietata la loro frequentazione, assolutamente proibiti i matrimoni misti. In questa fase, tutti coloro che capirono e che poterono emigrarono fuori dalla Germania. E il culmine di questa situazione si toccò nel 38 con la Notte dei Cristalli, quando ci fu un vero e proprio pogrom, nei confronti degli ebrei, un crescendo di violenze, distruzioni di negozi, di abitazioni, di luoghi di culto, di sinagoghe e anche diciamo, aggressioni fisiche, anche uccisioni di ebrei. E poi c'è l'ultima fase, 1941-1945, lo sterminio. Fu deciso nel 1941, iniziato con la deportazione nei lager nel 1942, fino alla soluzione finale dei gas e dei forni. Credo tutti ormai sappiate che le cifre sono 6 milioni di ebrei ed altri 5 milioni fra oppositori politici, malati di mente, portatori di handicap, rom, sinti, omosessuali, testimoni di Geova, asociali, ma anche mendicanti, vagabondi, prostitute, ladruncoli. Insomma, a questo dovremo aggiungere i morti in battaglia e i civili periti nei bombardamenti delle città, nei rastrellamenti, nelle rappresaglie. A volte penso, francamente, che i numeri non rendano. Mi chiedo, forse dovremmo tornare ad usare i semini per contare le unità, perché non riusciamo più a renderci conto di cosa significhino certi numeri, soprattutto quando sono riferiti ad esseri viventi, ad esseri senzienti. E vorrei anche che vi rendeste conto del fatto che queste esperienze storiche intendono, non assumono mai i contorni di una utopia positiva, costruiscono società distopiche, fondate sulla sopraffazione, fondate sullo sfruttamento, sulla negazione all'altro dei diritti che vengono affermati per se stessi. Ecco, nel nazismo il campo di concentramento, lo sterminio, furono uno strumento di governo ordinario da utilizzare per risolvere definitivamente dei problemi. Problemi, la malattia mentale, l'handicap, la diversità, il dissenso e così via. È la banalità del male di cui parla Hannah Arendt nella sua opera omonima. Vi risparmio l'operazione eutanasia e la sterilizzazione eugenetica. Se questi argomenti poco noti vi interessano, vi invito ad approfondire. Naturalmente all'azione repressiva si affianca una vasta azione di propaganda. Se ne occupa da sempre, dalla prima ora, Joseph Goebbels, ministro per l'educazione e la propaganda. E gli elementi della propaganda si concentrano su alcuni messaggi ricorrenti. Il mito della razza pura, dell'uomo e della donna belli e sani, discendenti da una società di contadini guerrieri. Il mito del capo condottiero, perché Führer significa condottiero, è l'equivalente di dux, il latino dux, da cui appunto il termine duce per l'appellativo di Mussolini.
Poi altro elemento di propaganda, i successi in politica estera, la fine della crisi economica, la costruzione delle grandi opere pubbliche, l'assorbimento della disoccupazione e poi il riarmo e la politica di potenza. Pensate a quanto furono, fossero insomma, efficaci quelle forme di ostentazione di forza delle grandi parate militari, caratteristiche per la verità di tutti i regimi totalitari. Come per il fascismo, gli strumenti usati furono la radio, il cinema, le adunate oceaniche, la censura dei giornali, il controllo della formazione scolastica, l'inquadramento della gioventù in organizzazioni come la gioventù hitleriana. E con questa immagine di giovani, baldi giovani marcianti, con le divise della gioventù hitleriana, lasciamo questo, lasciamo il nazismo e ci avviciniamo, anche qui praticamente volando, dati i tempi, alla vicenda della dittatura staliniana. Ora, bene, Stalin prende il potere nel 24 alla morte di Lenin e mette in archivio la NEP, la nuova politica economica varata da Lenin, che pure aveva prodotto buoni risultati nella prima ricostruzione della Russia dopo la guerra, e la sostituisce con i piani quinquennali. A quale scopo? Lo scopo è quello di promuovere una rapida industrializzazione della Russia, che le garantisse una produzione adeguata ed una buona capacità di difesa dagli attacchi esterni, perché dovete sapere che in questi anni, soprattutto nei primi decenni dopo la rivoluzione bolscevica, l'Unione Sovietica vive una sorta di sindrome da accerchiamento ed è c'è oggettivamente una grande, grande preoccupazione, diffidenza, paura, insomma, soprattutto nel mondo occidentale, per la possibile estensione, il contagio rivoluzionario. Bene, il primo piano quinquennale fu varato nel 28 e si concluse nel 32. Il secondo occupò gli anni dal 33 al 37. Il terzo fu varato nel 38, ma fu poi interrotto perché la produzione fu orientata verso il settore bellico. Spiravano già venti di guerra. E per la realizzazione di questi piani furono affrontate delle difficoltà enormi. Pensate, ragazzi, la Russia era una nazione agricola, era carente di cultura industriale e di capitali, perché d'altra parte nessuno stato borghese le avrebbe concesso prestiti o finanziamenti. E dunque fu intrapresa un'attività di pianificazione estremamente accurata e dettagliata che finalizzò la ristrutturazione dell'intera economia, cioè delle risorse umane, di quelle meccaniche, delle materie prime, tutto allo sviluppo dell'industria pesante, base di tutta la produzione, compresa anche quella militare. Al reperimento dei capitali si provvide con la compressione dei salari e con un forte prelievo dalle campagne, dai redditi delle campagne. Nelle campagne, fra l'altro, non restò la situazione creata dalla NEP, ma si procedette alla collettivizzazione coatta delle terre. Cosa significa? Che lo Stato si attribuì la proprietà di tutte le terre e riorganizzò il mondo agrario accorpando migliaia di piccole aziende in aziende di tipo cooperativo, i kolkhoz, e in fattorie, che erano fattorie collettive, e in aziende di tipo collettivistico statale che erano i sovkhoz. Ora, nei kolkhoz la terra apparteneva allo Stato,
Le abitazioni e gli orti, diciamo, erano lasciati alle famiglie che li lavoravano. Le macchine agricole erano condivise fra più kolkhoz ed erano usate a turno. E queste, diciamo, queste fattorie, erano seguite da periti agrari per migliorare la produzione. I sovkhoz, che erano molto più grandi dei kolkhoz, appartenevano invece interamente allo Stato e i contadini che vi lavoravano erano operai salariati. Bene, questa nuova organizzazione agraria non fece aumentare molto la quantità della produzione, ma fece aumentare la resa pro capite della produzione, così che fu possibile sottrarre al lavoro agrario circa 20 milioni di lavoratori e trasferirli, e quando parlo di trasferimento, parlo di trasferimenti in gran parte coatti, trasferirli dalle campagne ai distretti industriali per essere utilizzati come operai nelle industrie, come prevedevano i piani. Bene, il costo umano della collettivizzazione forzata fu enorme. I culachi, che erano, forse ricorderete, erano dei contadini benestanti, no? Questa classe sociale era, con la NEP si era abbastanza rinvigorita, erano proprietari di una certa estensione di terra e la coltivavano magari anche avendo le dipendenze dei contadini. Bene, i culachi cercarono di opporsi in ogni modo alla riforma, arrivarono a distruggere i raccolti, ad uccidere il bestiame, insomma, a mettere in crisi i rifornimenti alimentari fino a determinare razionamenti e in alcuni casi ci furono vere e proprie carestie. Ma essi furono perseguitati in modo sistematico, sterminati come classe sociale e deportati in massa nei gulag. E cos'erano i gulag? Erano campi di lavoro forzato in cui i detenuti erano costretti a lavorare in condizioni disumane fino allo stremo, afflitti dal freddo, dalla fame, dalle malattie. Campi che, come avete visto nella prima di queste immagini, vennero aperti a migliaia in tutta l'Unione Sovietica e in modo particolare in Siberia. Tornerò poi un attimo su questi campi. Con i piani quinquennali, vi dicevo, ogni aspetto dell'economia fu posto sotto controllo diretto dello Stato, che divenne proprietario di tutto: terre, miniere, fabbriche, banche, tutto. Ci si concentrò soprattutto sulla costruzione di nuovi macchinari, vi dicevo, sull'industria pesante e poi sulla costruzione delle centrali elettriche, delle ferrovie e sugli armamenti. Insomma, alla fine degli anni 30 si raggiunse l'obiettivo di Stalin, fare dell'Unione Sovietica una grande potenza industriale. Le industrie erano ormai presenti su tutto il territorio dell'Unione Sovietica e la Russia era diventata il produttore più grande al mondo di trattori e di locomotive. Non parliamo poi della decuplicazione della produzione di materie prime come il rame, il piombo, il carbone, eccetera. Anche un'altra piaga storica, profondissima del mondo russo era stata quasi estirpata, l'analfabetismo. Ma i sacrifici sopportati dalla popolazione erano stati immensi. I salari erano stati bassissimi in quegli anni. Divieto assoluto di sciopero, c'era stato il razionamento alimentare, i trasferimenti coatti di cui vi parlavo, della forza lavoro dalle campagne ai distretti industriali, beni di consumo scarsissimi. E anche qui, intorno alla pianificazione, il regime staliniano operò su un doppio binario, la costruzione del consenso da una parte e la costrizione, quindi il controllo, dall'altra. La costruzione del consenso fu perseguita proponendo ogni progresso compiuto, ogni risultato raggiunto come una vittoria collettiva, una grande campagna combattuta e vinta insieme ai compagni. E comunque, ragazzi, la diffusione dei servizi assistenziali e sanitari, l'istruzione di massa,
il necessario per la sussistenza di tutti, erano una roba ignota alla Russia zarista. Quindi rappresentavano un miglioramento oggettivo ed inconfutabile delle condizioni di vita. Tenete presente che erano trascorsi soltanto 18 anni, 20 anni dalla rivoluzione, dal crollo quindi dello zarismo. E poi un altro elemento di costruzione del consenso fu la celebrazione degli eroi del lavoro. Forse avrete sentito usare un termine, stacanovismo. Lo stacanovismo è termine che deriva dal nome di un minatore, Stakanov, che diventò simbolo della produttività, della dedizione al lavoro, quindi delle virtù dell'uomo sovietico nella patria socialista, e fu onorato. Onorato tantissimo, fu assurse insomma ad esempio quasi mitico di queste virtù. E poi a questo bisogna aggiungere il culto della persona di Stalin. Stalin fu presentato dalla propaganda come padre della patria, infallibile, artefice della forza della Russia e della sconfitta della povertà. E pensate, egli, che era alto solo 164 centimetri, che aveva un braccio feso e zoppicava perché aveva subito due incidenti molto gravi durante la sua quando era bambino e poi durante la prima adolescenza, ed era anche un uomo schivo rispetto ai mezzi di comunicazione di massa, con un attento dosaggio delle sue apparizioni pubbliche e anche un'attenta regia dei suoi interventi pubblici, divenne l'immagine titanica del padre della patria, dello stratega in politica internazionale, dell'uomo che parlava poco e lavorava molto, della presenza vigile ed affidabile in difesa della patria. Ma Stalin rafforzò il suo potere anche con una dittatura spietata, costruita sul terrore. E questa è l'altra faccia dello stalinismo, quella che in Occidente è stata conosciuta solo alla fine degli anni 50, quando iniziò il processo di destalinizzazione dopo la morte di Stalin, che avvenne nel 1953. Beh, dal 1934 in poi, in Unione Sovietica, ogni forma di dissenso fu repressa e fu trattata come un sabotaggio e un tradimento. Il periodo peggiore fu quello che andò dal 35 al 38 e fu un periodo di vero e proprio terrore, è il periodo delle cosiddette purghe staliniane, processi sommari che portarono alla fucilazione o alla deportazione nei gulag di milioni di persone, fra le quali persone, ci furono anche i più prestigiosi leader della vecchia guardia bolscevica e centinaia di migliaia di militanti nel Partito Comunista e nell'Armata, Rossa. A questo proposito si è anche parlato di una componente ossessiva e psicotica nella crudeltà con cui Stalin mandò a morte milioni di persone, ma fra i quali c'erano anche suoi parenti, vecchi amici, compagni di vita politica, tutti classificati come nemici del popolo, accusati di delitti contro lo Stato ai sensi di un famoso articolo, l'articolo 58, che vi consiglio di andare a vedere perché nella sua vaghezza costituì lo strumento che consentì di perseguire tantissime persone. Ultima cosa, vi ho prima proposto la foto che rappresenta la, diciamo, geografia, la dislocazione dei gulag nel territorio dell'Unione Sovietica. Ecco, questa immagine è anche il frutto di un saggio, di un lavoro scritto da un prigioniero politico, Alexander Solzhenitsyn, che fu detenuto per 10 anni dal 58 al 68, il quale scrisse un saggio di inchiesta sul Gulag dal titolo Arcipelago Gulag. Bene, da questa opera diciamo, questo è diventato il modo consueto di riferire
fare riferimento all'universo concentrazionario dei Gulag dell'Unione Sovietica, perché Gulag è l'acronimo russo di direzione centrale dei lager, quindi come vedete ricorrono i termini anche fra mondi che sembrano così distanti sul piano ideologico, ma così non è. Vi dicevo, questi gulag costituirono un sistema di coercizione che serviva a sopprimere innanzitutto la libertà degli oppositori e in qualche modo a, diciamo, prefigurare la possibilità di una loro rieducazione, perché quando venivano condannati ai lavori forzati non erano, diciamo, in teoria condannati a morte, quindi durante il periodo della detenzione e del lavoro coatto avrebbero potuto essere rieducati. E, ultima analogia con gli altri totalitarismi, l'istituzione della polizia segreta. Non è l'Ovra, non è la Gestapo, si chiama KGB, KGB diciamo noi in italiano. Polizia segreta che diffuse il terrore spiando, arrestando, torturando, uccidendo e deportando migliaia di persone. Due cifre per concludere. Si è calcolato che alla strage dei Kulaki, che conta circa 2 milioni di persone nel periodo fra il 1930 e il 1933, si sommano le vittime dello stalinismo, che sono state calcolate intorno ai 3 milioni di persone. Naturalmente le vittime appartengono a qualunque classe sociale, diciamo, sono di generi molto diversi, sono politici, sono militari, ma anche professionisti, tecnici, intellettuali, gente comune. E la cosa che contraddistinse il regime staliniano, oltre al terrore derivante da questo e all'uso della censura, fu il conformismo di massa che dominò la società. Tutto fu sottomesso al controllo, alla censura, tutto fu guidato. Ecco, in nome della difesa e dell'esaltazione, ecco, questa volta non della razza ariana, come era stato per il nazismo, non della virtù italica, come era stato per il fascismo, ma della patria socialista. Un altro esempio perfetto di totalitarismo. Ragazzi, con questo io vi saluto e vi auguro di fare un bel esame, o almeno un esame che vi dia soddisfazione, e ancora più soddisfazione vi auguro di trarre da quello che farete dopo. È stato un piacere, un saluto a tutti.